Questa è l'assemblea occasionale del Partito Pirata, assemblea occasionale 2014, che si svolge a Firenze. E si tratta di un incontro che facciamo una volta l'anno, almeno, secondo statuto, che è complementare alle nostre, alla nostra usuale assemblea permanente, e che ci dà modo di vederci di persona e di trasmetterci le nostre tematiche con quel calore umano che alle volte è necessario al di là dello schermo. Ci possiamo incontrare, possiamo discutere dei temi caldi che per il Partito Pirata sono naturalmente principalmente i temi digitali, come il motto riportato sulla nostra bandiera, democrazia, trasparenza e diritti civili, che sono i temi fondanti del Partito Pirata e del Movimento Pirata, che nasce come movimento digitale che vuole agire nella realtà. Per questo ci siamo incontrati qui, per poter discutere di tematiche. La mattina è stata dedicata alle questioni burocratiche, poi nel pomeriggio abbiamo sviluppato i temi a noi cari per poter lavorare durante l'anno con lo slancio che ci dà questa assemblea. La prima domanda che ci è arrivata è se discuteremo anche della giornata internazionale della privacy del 1° febbraio. C'è una persona che si è occupata specificatamente di questo tema, per cui gli lascio la parola. No, è semplicemente un tipo di iniziativa a cui noi aderiamo diciamo per principio, per cui non abbiamo organizzato niente di preciso ancora, però sicuramente come minimo sul piano della comunicazione saremo presenti.